È stato votato il miglior tecnico del girone A di seconda categoria, l'allenatore del Fermignano Emiliano Cappelli. Intanto parliamo del premio, riceverlo dai suoi colleghi. Ma questo ti fa capire che è una cosa ancora più bella, perché comunque ti ha votato quelli che fanno il tuo stesso lavoro, tra virgolette, o comunque proviamo a fare qualcosa di buono. E l'altra cosa è che lo dedico soprattutto ai miei ragazzi, che veramente è un gruppo di giovani con cui ho lavorato per 2 anni e mi hanno dato tante soddisfazioni. Ho visto crescere il modo di essere di ogni persona, di ogni ragazzo, prima come uomo e poi come giocatore, e questo glielo voglio dedicare soprattutto a loro, perché anche merito loro se ho avuto questo premio dagli altri allenatori. Visto che l'AIAC parla di calcio giovanile, di un diverso modo di lavorare con i giovani, questo è l'esempio che con i giovani si possono fare anche i campionati di categoria? Sì, l'importante è lavorare soprattutto con dei giovani che hanno voglia, perché in queste cose che abbiamo sentito prima, giocatori che hanno voglia di fare, voglia di arrivare non si sa dove, ma comunque fare qualcosa di buono sia per loro che per la società in cui si mettono a disposizione. Allora tu puoi fare qualcosa di buono, poi è normale, ci sono tanti fattori, fortuna, bravura e tutto il resto, però abbiamo bisogno di giovani che hanno la voglia di una volta di ricominciare a giocare, anche per, non sempre per i soldi o qualcosa, a ripartire da zero. Purtroppo la situazione nazionale è questa, quindi dobbiamo cercare di puntare da qualche parte. Lei resta a Fermignano? No. E quindi un progetto, è un peccato abbandonarlo? È quello che avevo fatto all'inizio, però purtroppo mi dispiace, lo dico con tutto il cuore, soprattutto per i ragazzi che ho avuto, e mi sarebbe piaciuto continuare per parecchi anni, sì, però purtroppo la vita è così, andiamo avanti. Appunto, li volevo ringraziare per questo.